Buongiorno, bentornati. Oggi vorrei continuare a leggervi la storia di Pietro, tratta dal libro di favole. La favola racconta la storia. Racconti semifantastici per ragazzi adulti di Nicolino Cannarsa. Se vi ricordate, siamo arrivati al punto in cui Pietro e i suoi figli tornano finalmente al paese e depositano questa cassa e si chiedono cosa farne, cosa ci sarà dentro, chi la dovrà prendere in custodia. Continuiamo da lì. Buon ascolto. Pietro si inginocchiò. Ripulì con la mano la misteriosa scritta ricoperta di sabbia e con la fermezza che gli era abituale pensò bene di spostarla e collocarla in un luogo più sicuro. In tanti anni di mare mai ci era capitato un avvenimento tanto straordinario, disse il vecchio pescatore, e mai avremmo immaginato di trovarci davanti a un caso ancora da comprendere. Se l'episodio non è frutto di magia, può essere invece l'esito di un prodigio caduto dal cielo per un volere divino. Un miracolo, bisbigliò qualcuno. Può darsi un miracolo che noi non osiamo riconoscere, rispose Pietro. Dopo queste brevi e opportune considerazioni, tutti convennero di lasciare il sarcofago presso un vecchio deposito di reti. L'indomani avrebbero avuto le idee più chiare. Pietro era stanco di tutto e insieme alla pena della fatica si era aggiunto un fondo di tristezza che si leggeva nei suoi occhi spenti. In tutto quel caos di acqua e di vento, aveva perso in mare il berretto di maglina blu a cui era tanto legato. Quella notte tutta la marineria stentò a prendere sonno. Troppo forti erano state le emozioni provocate da eventi a dir poco fantastici che avevano caratterizzato quella che invece doveva essere una semplice e normale giornata di pesca. La mattina seguente, alla buon'ora, gli amici più stretti della famiglia di Pietro erano presenti e vigili davanti al deposito di reti. Il vecchio pescatore arrivò qualche minuto più tardi perché nel frattempo con i suoi figlioli andò a chiamare il parroco della cattedrale, un membro della chiesa che avrebbe saputo decifrare e interpretare il significato delle lettere incise sulla pietra del sarcofago. Costui, ancora sonnolento e alquanto stizzito per un risveglio così forzato, si recò presso il deposito. Prima di chinarsi per leggere per bene l'epigrafe, si stropicciò più volte gli occhi, si cacciò dal tascone della tonaca gli occhiali da lettura e tentò di pulirne le lenti con un fazzolettone. Il poveretto, appena lesse le prime lettere di quella scritta, cominciò a sudare. Uno sbadiglio gli si fermò in gola, rimase a mezza bocca. Il fazzolettone roteava freneticamente fra il collo e quel faccione che più niente aveva di reale. Rilesse ancora più attentamente e gli occhi cominciarono a roteare e a cacciare lacrime di commozione, miste a irrefrenabile gioia. Balbettava strane frasi, incomprensibili a tutti i presenti, che, per amor del vero, rimasero ancora più confusi di quanto già non fossero in precedenza. Il prete si asciugò di nuovo la fronte e la bocca e, alzandosi di scatto, con fare concitato e deciso, ordinò ai pescatori di portare il sarcofago nella chiesa madre, in cattedrale, raccomandando di passare dal retro. Lì avrebbe fatto attendere il vescovo per accogliere il prezioso sarcofago. Ma
Che voleva dire tutto questo? Si chiedevano meravigliati i poveri pescatori. Questo sarcofago contiene le ossa di un martire. Capite? Le ossa mortali di un martire della Chiesa, spiegò a voce bassa il prete. Che cosa? Le ossa. Ma di cosa state parlando, Zepre? Gli chiesero. Sì, le ossa di un martire, di un santo, stanno qui dentro. Quello che avete trovato voi in mare contiene le ossa di un santo. Misericordia di Dio, zitti, silenzio, e state pronti a portare queste preziose reliquie in cattedrale. Sbrigatevi, ma in silenzio. Oh Madre Santissima! Il prete non stava più nella sua tonaca, tanta era la gioia per quello che aveva appena decifrato sull'epigrafe del sarcofago. In preda ad un'incontenibile felicità, fece una corsa pazza per avvertire il vescovo della scoperta tanto clamorosa quanto preziosa, non solo per la comunità del borgo, ma per l'intero contado. I pescatori, più confusi e smarriti di prima, non persero tempo a trasportare il prezioso baule nel posto indicato dal parroco. Qui trovarono l'alto prelato che li attendeva con ansia, poggiarono a terra l'involucro di pietra e fecero per andare via. Il vescovo, con amorevole cenno, li trattenne. Costui, dopo una breve esitazione, lesse l'epigrafe, accarezzò lievemente il sarcofago, si inginocchiò e con le mani giunte rivolte al cielo, cominciò a piangere e a pregare. In rispettoso silenzio tutti lo imitarono. I pescatori avevano compreso di essere stati involontariamente protagonisti di un prodigioso evento, sicuramente più grande di ogni loro immaginazione. Il miracolo di aver recuperato in mare un sarcofago contenente le reliquie mortali di un martire della Chiesa. Il vescovo li pregò di collocare il prezioso reperto fin sotto l'altare maggiore e diede ordine al parroco di convocare immediatamente l'intero capitolo, affinché venisse a rendersi conto di quale dono la divina provvidenza avesse fatto alla comunità religiosa del piccolo borgo. Le mortali reliquie di San Basso, vescovo e martire della città di Nizza. Inginocchiarsi e pregare. L'emozione dell'alto prelato si manifestò con un semplice e accorato ringraziamento a quei poveri onesti uomini di mare, rassicurandogli che avrebbe pregato ed intercesso col santo a favore delle loro famiglie e del loro lavoro. Pietro e i suoi compagni, confusi e ancora storditi per tutto quello che era loro accaduto nell'arco di una sola giornata, a stento risposero agli elogi e ai ringraziamenti del vescovo, non riuscendo ancora a comprendere l'importanza di quel miracoloso rinvenimento, avvenuto solo per opera divina e completato dalle loro umili e callose mani. Uscirono dal retro della cattedrale in silenzio e pensierosi, percorsero solo alcuni metri e si ritrovarono come se qualcuno li avesse chiamati per fermarsi a pregare, tutti seduti sui gradini della scalinata dell'ingresso principale della chiesa, quello che dà sulla piazza. Forse compresero che quello era un segno divino che aveva toccato i loro cuori. Si abbracciarono commossi come bambini e dai loro occhi, stanchi di fatica e di miseria, uscirono copiose lacrime che bagnarono i duri volti e i poveri indumenti di lavoro. Ormai la notizia volava di bocca in bocca, nel piccolo borgo non si parlava d'altro e i pescatori, che erano stati protagonisti del prezioso ritrovamento, erano letteralmente assaliti dalle domande più strane che venivano loro rivolte. Dove, in che modo, quando? Insomma, la comunità stava vivendo un momento di strana e legittima euforia,
considerato il grande privilegio riservatole dalla mano della Santa Provvidenza, quello di essere custode delle venerande spoglie mortali di un martire della Chiesa. Il vescovo, che inizialmente ritenne opportuno tenere segreta la vera storia del ritrovamento e con essa il luogo dove era nascosto il sarcofago, forse con l'intento di limitare un eccessivo fanatismo popolare di tipo religioso, in seguito si rese conto che sarebbe stato più conveniente rendere pubblico l'evento per una sorta di condivisione comunitaria che, senz'altro, avrebbe giovato all'immagine del clero locale e della Chiesa di Roma. Così, l'alto prelato, unitamente a tutto il capitolo, decise di far collocare il sarcofago del santo di nuovo sotto l'altare principale per la corretta e regolare venerazione di tutti i fedeli. Per qualche anno le reliquie di San Basso restarono al loro posto, senza essere mai spostate. Tanti fedeli provenienti anche dall'interno del contado che gremivano quotidianamente la chiesa e affidavano al santo le loro pene, le loro gioie e le innumerevoli richieste di intercessioni, anche se nessuno di essi conosceva chi fosse questo martire, da dove provenisse, la sua figura e la sua storia e i suoi miracoli. Tutto questo la povera gente non se lo chiedeva. L'importante era che le spoglie mortali di un santo, qualunque esso fosse, stessero in mezzo a lei, proteggesse e, motivo più importante, che il buon Dio avesse scelto quello sconosciuto borgo marinaro per custodirne e venerarne le preziose e sante reliquie. Ma non era concepibile che un popolo cristiano che pregava davanti a quel baule di pietra non fosse a conoscenza della vita e del martirio a cui era stato sottoposto il santo, tanto onorato. E così il vescovo e i sacerdoti si animarono di zelo pastorale e si adoperarono a raccogliere i fedeli in chiesa per narrare loro come fosse una favola meravigliosa le gesta e i tormenti del loro martire. Sera dopo sera la cattedrale si gremiva di persone di tutti i ceti e di tutte le età. Non c'era più posto a sedere per ascoltare con ammirazione e raccoglimento una storia vera che sapeva di leggenda. Le mani erano giunte, gli occhi spalancati e i nasi all'insù, in segno di un'attenzione che mai prima d'ora era stata così intensa. La vita del santo, il suo percorso di alto prelato della Chiesa di Roma e l'orrendo martirio patito ad opera dei persecutori dei cristiani veniva narrata con semplicità e con commovente trasporto, tanto da provocare nell'assemblea un'incontenibile commozione. Ogni sera, al termine di una parte del racconto, tutti i fedeli uscivano in silenzio dalla chiesa, in umile preghiera e con grande sollievo nell'anima. Quelle parole e quella storia, così struggente e tanto miracolosa, entravano nei cuori di ognuno di essi e li accompagnavano fin nelle loro case, dove continuavano a fantasticare e a immaginare ancora tanto e di più sulla straordinaria vita del santo. Per attendere il mattino seguente, affinché, allorché un'ansia inspiegabile si impadroniva nuovamente delle loro emozioni, appagate dal solo pensiero che a sera i loro cuori avrebbero trovato serenità fra l'accoglienza dei banchi e il profumo dell'incenso della cattedrale. Pietro e i suoi figli non erano mai mancati a quegli appuntamenti, sempre i primi a prendere posto sugli scalini che conducevano al presbiterio. Si sedevano l'uno accanto all'altro, ansiosi di vivere insieme l'emozione del momento, ed erano talmente assorti e attenti all'ascolto dei racconti che sembravano distanti e assenti dal resto dell'assemblea.
Certamente si rendevano conto che tutto quello che stava accadendo, il buon Signore lo aveva pianificato attraverso le loro pene e le loro mani. I loro cuori non provavano l'orgoglio e la presunzione di essere stati scelti per aver donato alla comunità un bene così prezioso, celato nel profondo del mare, ma semmai percepivano e assaporavano la consapevolezza di essere testimoni di un nuovo percorso di vita che si apriva nella loro storia di uomini e di cristiani. Il sorriso aveva preso il posto all'amestizia, l'afflizione si rifugiava nella letizia e una serenità di propositi pervadeva ogni momento della giornata. Non c'era mattina che Pietro, prima di iniziare il lavoro quotidiano, non si facesse il segno della croce e invocasse l'aiuto e la protezione di San Basso. Anche gli altri pescatori lo imitavano e così nel tempo divenne un tipo propiziatorio, quello di raccomandarsi al santo, pur di ottenere la grazia di una pescata abbondante. San Basso, tu sii o padrono du mar, aiutaci tu. Così pregavano i pescatori del borgo nel loro dialetto. San Basso, tu sei il padrone del mare, aiutaci tu. Tutta la marineria, quasi inconsapevolmente per il solo fatto che le sue spoglie mortali furono ritrovate in mare fra le reti della sua gente, lo adottò come santo protettore. San Basso, pescatore, amico fraterno di tutti i pescatori del borgo, e di questo tutti i marinai del posto ne andarono fieri. Anche coloro che non credettero alla storia di Pietro e non vollero aiutarlo. Una mattina, alla buon'ora, i figli di Pietro scesero giù alla marina e videro il padre che, chino sulla sabbia, armeggiava sulla fiancata della loro piccola barca. Era lì, con un ceppo di mare, completamente intinto in un barattolo di pesce. Devo dare un nome alla nostra barca. Per noi questo pezzo di legno è come una seconda casa. È la seconda casa. E desidero che tutti la possano riconoscere dal nome che porta dipinto sulle fiancate. D'ora in avanti si chiamerà San Basso I. Perché San Basso I? Chiese uno dei figli. Sono sicuro che i nostri amici faranno la stessa cosa. E allora ci sarà San Basso II, il terzo e via dicendo. Che ne dite? Tutto questo è bene, vedrete, San Basso ci aiuterà. I ragazzi si guardarono compiaciuti dell'arguzia del padre e annuirono. Difatti, non passò molto tempo che sulle fiancate di parecchi battelli risaltava il nome del santo, con le varie numerazioni previste dal vecchio pescatore, sgargiante di colori forti e brillante. Chiaramente, da quando fu ritrovato il sarcofago e proclamato il culto della venerazione del suo contenuto, la quotidianità di quel piccolo borgo venne travolta in tutte le sue forme di attività collettiva, specialmente quella dei pescatori, le cui manifestazioni di devozione in onore del protettore andarono ben oltre, non si fermarono alle sole preghiere, ma si rifletterono anche sulla vita della comunità. Ogni anno, nel giorno della ricorrenza del ritrovamento, si procedeva ad una fiaccolata che partiva dalla piazza principale antistante la chiesa madre e arrivava fin sotto la marina, per fermarsi sullo stesso punto in cui Pietro e i suoi figli avevano depositato il sarcofago, per pregare con devozione. In più, tutta la marineria, l'ultimo sabato di ogni mese, donava parte del suo pescato alle famiglie più povere della comunità, consegnandola al parroco della cattedrale, che, a sua volta, provvedeva alla distribuzione discreta e caritatevole. Cosa ancora più strana e straordinaria era che,
Da quel fatidico giorno del ritrovamento, anche in tempo di magra, le barche riuscivano a portare a terra un pescato abbondante e di qualità, senza incidenti di lavoro o di altra natura. Inoltre, ai maschietti che conoscevano gran parte dei novelli papà, che nascevano, gran parte dei novelli papà dava il nome Basso, in onore del santo. E per questa volta ci fermiamo qui. Continueremo tra qualche giorno. Continuate a seguirci. Continuate a scoprire insieme a noi la storia di San Basso. A presto. Ciao.